Questa, la Ride 17, rappresenta una scarpa evoluta in maniera significativa rispetto a quella dell'anno scorso, adatta ai podisti amatori evoluti, leggermente diversa rispetto alla Triumph 21, ma per capirlo partiamo come al solito dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 282 grammi, drop 8, 35 mm nel tallone, 27 mm nell'avampiede. Nella versione femminile US 8 pesa 238 grammi. Ecco comunque le 10 cose che ci sono piaciute, la recensione fatta con Francesca, le due cose che avrei cambiato, soprattutto a chi è adatta questa scarpa, ma anche qual è la differenza rispetto alle Triumph 21, delle quali abbiamo già fatto una recensione. Nei prossimi giorni Davidino ci racconterà anche il confronto completo con questa scarpa. Da notare che questa scarpa mi è stata fornita da Saucony per effettuare la recensione. Ci ho corso nell'ultimo mese oltre 190 km, mentre Francesca ha corso 90 km e queste comunque sono le nostre impressioni. In primo luogo mi è piaciuto molto la tomaia in mesh ingegnerizzato, che è sicuramente più traspirante rispetto al modello precedente, anche migliore secondo me rispetto alla Triumph 21, ha un buono spazio nell'avampiede, un volume assolutamente interessante e comunque tiene il piede coccolato. Nella parte centrale è stato aggiunto un sostegno con dei fori abbastanza importanti che consentono, con una struttura leggermente plasticosa, di tenere il piede ben bloccato. Stessa cosa vera per il tallone, senza ombra di dubbio una struttura ben riuscita. Una scarpa davvero molto comoda e la tomaia è davvero eccellente, secondo me è davvero comoda, lo spazio nell'avampiede ampio e abbondante e questa tomaia morbida diciamo che completa l'opera, perché riesce a non dar fastidio sia che si prende una taglia proprio giusta giusta o che si prende una taglia leggermente più piccola, per cui il piede avrà sicuramente più spazio. È una tomaia doppia, sicuramente sopra è mesh, potrebbe dare qualche problema nei periodi estivi più caldi, forse per la traspirabilità, di sicuro non ne dà in inverno, in cui comunque una scarpa anche un pochino più protettiva e comunque molto morbida alla calzata è sicuramente piacevole e confortevole per delle corse semplici e quotidiane. Nonostante abbiamo un giardino molto grande, il coniglio resta sotto di me per distrarmi. Comunque la lacciatura è assolutamente interessante anch'essa, perché utilizza dei passalacci a nastrino che consentono di tirare la scarpa a vostro piacimento. Ho apprezzato anche la linguetta, che è paffuta e soprattutto utilizza una quantità di tessuto sulla parte dove di fatto viene allacciata in maniera molto stretta. Questa cosa comunque serve, perché questa scarpa è molto veloce. Una lacciatura secondo me è stupenda, perché tiene davvero molto fermo il piede. Siccome è una scarpa che calza bene, è davvero molto confortevole, spaziosa in avampiede, ma con una lacciatura che non dà assolutamente fastidio a tutto il collo del piede, alle ossa metatarsali, stringe bene, chiude bene tutta la parte del tallone, il tallone resta ben fermo nella sua posizione, quindi mentre si corre, anche se la scarpa è leggermente ampia, il piede resta dove deve stare. Di conseguenza si riesce a spingere bene, a sfruttare bene questa scarpa, che è abbastanza leggera e abbastanza versatile. A completare il design della tomaia, elementi termosaldati nella parte mediale e soprattutto i fori presenti su entrambe le parti della tomaia stessa. La struttura della linguetta è a soffietto, cosa che assolutamente vi consente un bloccaggio del piede perfetto, che è ulteriormente garantito dal fatto che il tallone è abbastanza stretto, più stretto rispetto a quello delle Triumph 21, e soprattutto grazie a questa conchiglia che si estende lateralmente, che quindi vi consente effettivamente di correre anche davvero molto velocemente. Oltre alla struttura a soffietto, questa scarpa utilizza un pull tab che consente di inserire al meglio il piede all'interno della scarpa stessa, cosa che si riesce a fare comunque in maniera molto semplice, visto che non è una scarpa da gara. Chiaramente l'aspetto più interessante di questa Ride 17 è legato al fatto che è cambiata l'intersuola, che ora è in Power Run Plus, ossia in ATPU, e questa cosa rende effettivamente il comportamento in corsa davvero diverso. Intersuola, mi sarei aspettato qualcosa di un po' più morbido, erano un po' di anni che non provavo le Ride, quindi avevo provato qualche versione precedente. Nonostante abbia in realtà lo stesso stack delle Triumph, sembra più rigida, perché correndo è molto flessibile, ma sicuramente non è della morbidezza che uno ci si aspetterebbe con questo tipo di mescola utilizzata da Saucony, che poi appunto è la stessa delle Triumph. Dall'altra parte rimane comunque reattiva, quindi per corse semplici, a mio parere di 10-12 km, 14 km, ma non mi azzarderei a fare molto di più, sicuramente è
è un'intersuola performante, permette anche di spingere bene e di sentirsi abbastanza comodi. Confortevole ma non morbidissima. Tre cose da notare della mescola: nonostante abbia una doppia colorazione, di fatto invece è solamente una mescola unica per tutta la superficie. Inoltre la mescola è molto molto reattiva e al tempo stesso non si comprime più di tanto, e di conseguenza avrete forse la sensazione che questa scarpa sia leggermente più dura della competizione, ma di fatto questa è una scelta voluta che vi consente comunque di correre davvero velocemente. Da notare poi che questa scarpa è flessibile, ma non così flessibile, si piega nella parte dell'avampiede, cosa molto buona, e questa cosa vi consente di correre davvero velocemente se il vostro motore ve lo permette. A completare poi la vocazione di velocità, lo spazio nell'avampiede è importantissimo, un ristringimento nella parte mediale e comunque una base relativamente limitata sul tallone, cosa che di fatto vi consente una proiezione effettivamente in avanti. Nonostante questa scarpa abbia una struttura rocker, non è così pronunciata, però comunque potreste davvero correre velocemente. Un altro aspetto davvero interessante è che questa Ride 17 utilizza un battistrada con una gomma soffiata inserita nei punti strategicamente di appoggio del podistamatore. Questa scarpa di fatto ha una resistenza importante all'abrasione. Battistrada è fantastico, stavamo notando che effettivamente non si consuma questo battistrada. Il battistrada tiene molto bene sia nel senso di grip, perché grippa bene anche su fondo bagnato, su strada bagnata è andata via senza nessun problema, sia dal punto di vista del consumo, perché davvero sembra consumarsi proprio al minimo, anche nei miei punti di usura più caratteristici, che essendo supinatrice faccio un po' fuori la parte esterna, si nota appena dopo parecchi chilometri, devo dire. Per la mia esperienza questa scarpa ha sicuramente un ottimo grip, verificato sia in pista bianca ma soprattutto in Belgio, correndo con una pioggia importantissima, grazie anche al fatto che lo spazio nell'avampiede è importante e di conseguenza riesce a gestire al meglio l'appoggio e quindi anche i cambi di direzione. A livello di stabilità questa scarpa è adatta al podista amatore con appoggio neutro, si gira torsionalmente verso l'interno, comunque sappiate che utilizza una soletta davvero fantastica, la solita Empower Run Plus, che può essere sostituita con dei implantari personalizzati. L'appoggio comunque è abbastanza stabile, garantito anche dal fatto che ha una conchiglia relativamente rigida, al tempo stesso per chi appoggiasse il tallone una struttura smussata che consente di gestire al meglio le forze, e comunque l'inserimento del plantare personalizzato è assolutamente possibile. È una scarpa molto stabile perché ha questa peculiarità di avere un piano d'appoggio davvero molto ampio. Nonostante la calzata non sia particolarmente larga, anche alla vista è una scarpa abbastanza filante, poi la base d'appoggio si allarga parecchio sia sulla destra sia sulla sinistra, quindi dà un buon supporto sia ai pronatori sia ai supinatori come me, per cui ci si sente davvero belli stabilizzati su questa scarpa qui, soprattutto nell'avampiede tra l'altro, perché mentre il tallone rimane abbastanza stretto relativamente, l'avampiede è proprio bello largo, quindi davvero da quel punto di vista, secondo me, anche per leggeri pronatori qui si va via abbastanza tranquilli. Tra l'altro sarebbe morbido se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Questa scarpa è adatta a tutti i podisti amatori abbastanza evoluti che volessero correre anche velocemente, perché i ritmi secondo me sono tra virgolette superiori rispetto a quelli della sorella maggiore Triumph 21. Con questa scarpa potreste correre anche fino a 3:30, ma pure più velocemente, soprattutto se il vostro motore ve lo consente, mentre correndo lentamente la sensazione è che l'appoggio sia leggermente meno morbido rispetto a quello della sorella maggiore, di conseguenza valutate bene nella scelta di acquisto. Nei prossimi giorni comunque faremo la recensione confronto tra le due scarpe. Ma lo consiglierei a quasi tutti, principalmente che è un appoggio neutro o leggeri difetti d'appoggio, soprattutto a chi ha bisogno di una scarpa per corse quotidiane, per fare qualche lavoretto, un po' tutto, perché si presta bene, è molto versatile, è la scarpa magari da portare in vacanza perché è leggera, è flessibile, è proprio una scarpa facile, non da lunghe distanze, quindi da qualcosa di non impegnato possibilmente, ma sicuramente molto adattabile alle esigenze che avrete, quindi pochi chilometri ma semplici e piacevoli.
A livello di peso del podistamatore, secondo me questa scarpa potrebbe essere utilizzata anche per chi pesa 80 kg, perché comunque è davvero molto stabile. Fino a che peso, secondo me, potrebbero usarla anche dei podisti pesanti, proprio perché l'intersuola non è poca e non è particolarmente morbida, quindi non è una scarpa in cui si sprofonda dentro appoggiando o di tallone, di avampiede, insomma. È comunque un'intersuola che regge bene anche il peso, la pressione, per cui anche secondo me al di sopra dei 75 kg di soglia che si utilizzano spesso si può tranquillamente utilizzare. Resta fermo il fatto che credo sia sconsigliabile per distanze troppo lunghe, proprio per una questione di mancanza di protezione. A livello di durata, questa Rai 17 può essere portata sicuramente fino a 700-800 km. Dal punto di vista del battistrada, nemmeno dopo 200 si è assolutamente rovinato. Forse potrebbe esserci qualche problema nella tomaia, però credo che dal mio punto di vista, visto il rinforzo nella parte dell'avampiede, non dovrebbe nemmeno in questo caso rompersi, però dipende molto dalla scelta del numero e dal vostro modo di correre. Non sono però tutte rose e fiori, sicuramente ha preso qualche grammo rispetto al modello precedente, nonostante appunto sia molto più reattiva, e poi soprattutto credo che correndo in maniera lenta la Triumph 21 la batta in maniera decisa, mentre questa secondo me è adatta più per corse veloce, quindi forse potrebbe non essere una scarpa unica. Allora, secondo me è una scarpa poco adatta per fare lunghe distanze. Io l'ho utilizzata appunto anche su lunghe distanze, pensando un po' a una scarpa più ammortizzata per corse quotidiane, semplice, flessibile, e in realtà dopo una ventina di chilometri si comincia a sentire, nel mio caso soprattutto nell'avampiede, che mancava sostanza. L'ho sentita un po' secca, è iniziata a farmi un po' male il piede. Sulle lunghe distanze, secondo me, è meno protettiva rispetto ad altre scarpe competitor su quel fronte. In conclusione, queste Rai 17 hanno un vantaggio competitivo, nel senso che possono essere utilizzate per correre davvero velocemente senza avere di fatto una struttura super aggressiva. Mi sono piaciuti tantissimo, chiaramente non le suggerisco per correre lenti, dove invece ci sono delle soluzioni migliori. Indichiamo per esempio la Triumph 21. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dar mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima.